43 nuovi casi e un decesso. Migliora ulteriormente il quadro del contagio a Prato e provincia che emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla regione. Nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi casi in meno rispetto a ieri, mentre purtroppo anche oggi c'è un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 575 morti. Si tratta di un uomo di 67 anni di Cantagallo deceduto al Santo Stefano. Con i nuovi casi di oggi, complessivamente le persone contagiate superano quota 22.000. Per la precisione 22.037 unità. Sostanzialmente stabile rispetto a ieri la situazione dei posti letto delle strutture pratesi. Al Santo Stefano sono ricoverati 73 pazienti su 80 letti disponibili, mentre in terapia intensiva 15 su 20. Alla Melagrana i ricoveri sono 40 su 42 letti, mentre al centro Pegaso e all'ex CREAF 28 su 40. In tutta la Toscana sono 358 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività che portano il totale da inizio epidemia a quasi 240.000. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 38 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 796, 41 in meno rispetto a ieri e 144 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. 16 in tutto i nuovi decessi, 8 uomini e 8 donne con un'età media di oltre 84 anni.